professor Bursi c'ha un libro da darmi, prego, che c'ha anche qualche una piccola cosa da dirci. La parola al professor Bursi, che c'ha una piccola cosa da donarmi, e io la prendo volentieri. Una piccola cosa che è in relazione anche alla porta che avete visto su al museo e che il nostro professor Seri ha per l'ennesima volta illustrato. È davvero. Il ricordo mio si riferisce al poeta Vincenzo Cardarelli che io ho frequentato, e vi leggo proprio quello che ho scritto in questo libro che è uscito qualche mese fa. Dico, mi viene alla mente anche un altro poeta di strano comportamento. Era Vincenzo Caldarelli. Sui tuoi prati che salgono a gironi, questo liquido verde che rispunta fra gli inganni del sole ad ogni acquata, al vento trascolora e mi rapisce per l'inquieto cammino, sì che teneramente fa star muta l'anima vagabonda, da il sole a picco. A volte, sempre il solito gruppo di amici e studenti, passavamo davanti al caffè Aragno, da poco chiuso definitivamente, situato in via del Corso, e dietro i vetri vedevamo quel poeta seduto solo a un tavolo rotondo, come fosse il salvagente che lo teneva a galla. Teneva lo sguardo al muro, fisso e intenso, al punto che avrebbe potuto perforarlo. Il che mi ricordava gli occhi dei prigionieri incatenati sin dall'infanzia nella mitica caverna di Platone, i quali potevano solo fissare il muro davanti a loro, avendo il collo e la testa bloccati. Ci ridevamo sopra, ma qualche volta io, turbato da quell'isolamento, entravo, salutavo senza ricevere risposta, chiedevo di potermi sedere e lo facevo appena con il capo accennava un sì. Non ci scambiavamo parole il più delle volte. Lui nel silenzio rifletteva o non rifletteva, io leggevo libri o giornali, ma di una delle brevi conversazioni mi ricordo. Chiesi, ma non si stanca di guardare il muro? Lui mi rispose, al muro che separa mi devo abituare. Ed io, perché non guardare ancora alle cose sotto il sole a picco? Perché non guardare alla vita? Chiesi. Mi scombussolò la sua risposta. Uno di questi giorni io quel muro lo devo oltrepassare per sparire chissà dove. Sotto. E adesso un'altra piccola, tre minuti, perché il fratello Yuri Dimitri, la parola, prego, per portare il saluto, vieni anche tu, accompagnalo, così traduci. Va. Presentalo prima,
Presentalo. Добрый день, позвольте представиться. Дмитрий Попков, Россия. Mi presento, sono Dmitry Popkov, dalla Russia. Российский институт политической социологии. Professore dell'Istituto di Poli Politecnici di scienze politiche della Russia. Сегодня мы с вами пытаемся проанализировать Октябрьскую революцию и то влияние, которое она оказала на весь мир. Oggi vorremmo analizzare la rivoluzione russa e l'influenza che ha avuto su tutto il mondo. Тема эта довольно широка и вряд ли может быть полностью раскрыта в ходе одной конференции, но мы с вами постараемся. Il tema è molto ampio, difficilmente potrà essere disvelato in un'unica conferenza, ma comunque vogliamo oggi provarci. Когда мы говорим об Октябрьской революции, parlando della rivoluzione d'ottobre, la prima cosa che ci viene in mente è la vittoria del partito socialdemocratico dei bolscevichi e la comparsa del bolscevismo e del leninismo in quanto tale. L'influenza di questi processi è stata enorme sul mondo. La storia dell'ultimo secolo è la storia della comparsa dei regimi comunisti in Europa e in Asia. E anche nei nostri giorni un partito comunista come quello cinese è tuttora al potere. Vorrei comunque sottolineare anche alcuni altri aspetti della rivoluzione d'ottobre, così come la pace di Brest, l'uscita dall'alleanza della Russia e della prima guerra mondiale in quanto tale. La Russia per questo non è stata fra i paesi vincitori, non ha partecipato alla pace di Versailles e non ha ricevuto nessun pagamento per i danni di guerra, a differenza di tutti gli altri paesi che hanno partecipato all'alleanza. La rivoluzione d'ottobre non ha generato solamente la Russia sovietica. La Finlandia e la Polonia hanno conseguito l'indipendenza e la creazione di uno Stato nazionale. Se la Finlandia ha passato questo processo senza spargimenti di sangue, la Polonia ha dovuto conquistarsi questo diritto combattendo contro l'Armata Rossa. L'esercito di Tukhachevsky all'inizio è arrivato fino a Varsavia e poi è arrivato addirittura fino a Kiev. E sul territorio europeo è comparso un paese come la Polonia, di nuovo. La fine della Russia imperialista zarista è decisamente diventato il detonatore della rivoluzione della prima guerra mondiale. I tre imperi dell'Aquila Nera, quello russo, quello tedesco e quello austriaco, hanno terminato la propria esistenza. Oggi siamo testimoni del fatto che alcuni processi geopolitici che cominciano in Russia continuano ad influenzare i processi politici che accadono in Europa. È la primavera della Crimea e i fatti di Crimea, le sanzioni che l'Unione Europea ha applicato contro la Russia, le sanzioni in risposta economica contro l'Europa da parte della Russia. Questi fatti in senza ombra di dubbio sono conseguenze dei rapporti tra la Russia e l'Europa. Anche se noi guardiamo con ottimismo al futuro
Russia diventa terza Roma. E crediamo che la Russia potrebbe diventare veramente di fatto una terza Roma e non una seconda Tartaria. Però io sempre molto bene, io sempre, però lui comunque ha qualche dispetto, me l'ha fatto. Non più di possiamo tanto. Comunque affermare senza ombra di dubbio che qualunque processo politico, economico, sociale che avviene in Russia avrà ripercussioni in Europa. Sono molto felice che oggi cerchiamo di trovare le fonti di questo processo. Grazie. E l'ultimo mio piccolo, ecco così diciamo, intervallo, porto i saluti dell'onorevole Daniele Sabatini, che è consigliere regionale del Lazio e che doveva venire questa mattina a portare i saluti, però per un problema di questioni familiari non è potuto venire. Però si ripromette di essere presente in una nostra prossima iniziativa e che sicuramente in un mio prossimo ritorno a Roma lo vedrò, lo ringrazierò personalmente e quindi cercheremo di costruire quanto più possibile con i rappresentanti della società civile, del mondo delle istituzioni, dei rapporti di amicizia, di stima e di reciproca collaborazione.